insegnante, no? La mia esperienza è quella di sto cambiando metodo di insegnamento. Per cui non si vede. Non vediamo che sto cambiando metodo di insegnamento, chiaramente ringrazio Liberato Profile perché questo cambiamento è stato più veloce, io l'avrei fatto lo stesso, però diciamo il suo incoraggiamento è stato fondamentale per farlo più rapidamente e per potermi anche confrontare con voi. Quindi di cosa mi occupo? Mi occupo chiaramente, se voglio cambiare il mio metodo, chiaramente per esempio l'ambiente fisico, no? È importante, fisico, l'ambiente virtuale, cioè di supporto alla lezione, e chiaramente anche il rapporto con i ragazzi, anche una meta riflessione sul mestiere dell'insegnante, cioè vedere questi alunni che un po' sofferenti, no? In fondo ho messo una slide, cioè non, la scuola non deve essere una prigione, no? E quindi cercare un po' di risolvere, ecco, di risolvere questi problemi. Chiaramente ho messo qui qualcosa del mio metodo di lavoro, chiaramente troviamo nelle scuole delle aule chiaramente inadatte. Poi l'altro aspetto che mi interessa, poi dal punto di vista del lavoro con piccoli gruppi, mi sto confrontando con i metodi, no, di valutazione delle competenze, e chiaramente mi interessa le competenze di cittadinanza, ho visto che sono le più importanti. Chiaramente nel fare questo io insegno sistemi e reti, chiaramente è importante poi alla fine anche la tecnologia, ma la tecnologia viene dopo, e prima c'è la metodologia, cioè cambiare il proprio rapporto con la classe, con il lavoro, questa nuova educazione fra pari che è importantissima. Il problema combatto con il digital divide, no? Ma la cosa più brutta è il cultural divide, cioè le tecnologie, i luoghi sperduti non ci arrivano perché ci sono dei problemi di tipo logistico, di tipo economico, eccetera. Ma in certe zone, per esempio, penso a quest'aula, cioè, c'è cultural divide, nel senso che i nostri decisori politici, eccetera, pensano che non servono queste tecnologie, pensano che questa cosa non serve e quindi non la mettono. Io ho visto aule bellissime per conferenza, no? E non c'è un collegamento wireless. E a questo proposito, per ambienti, io per esempio uso Google Apps for Education, è favoloso perché permette di gestire la classe in maniera professionale, permette allo studente di costruire il proprio ambiente personale di apprendimento, quello che nella letteratura va come personal learning environment, perché è una cosa importantissima che lo studente, no, si costruisca lui stesso in maniera autonoma, no, perché poi l'apprendimento è per tutta la vita, quindi deve cominciare dalla scuola. Quindi se la scuola ha un collegamento ad internet, eccetera, Google Apps for Education, molte scuole non lo sanno, è gratuito. Chiaramente paghiamo a Google il fatto dei dati, delle cose, però tutti i servizi hanno questo tipo di problemi. Chiaramente più avanti poi vedrete, ho sperimentato per vive in zone diciamo pirate box, no? Se tu puoi superare il digital divide, questa scatolina è un modem 3G, 4G che si compra su Amazon, costa 27 euro, chiaramente questo qui crea una rete su questa stanza, e con qualsiasi dispositivo, smartphone, tablet, si possono scambiare i dati, cioè gli studenti possono inviarmi i dati e delle osservazioni e possono inviarmi i dati e delle spiegazioni e io posso posso qui mettere quindi, no, gli appunti, i lucidi oppure le letture da fare, quindi diciamo, ecco, ho studiato un po' questi due ambienti.
Ok, ecco, l'altra cosa importante, secondo me, l'altra cosa importante è qual è? È che secondo me noi dobbiamo accettare gli studenti con i loro dispositivi, quindi bring your device, cioè la scuola non può comprare computer per tutti perché si rovinano. Cioè, io invito i miei studenti a portare il proprio tablet, a portare il proprio smartphone. Ho visto che gli studenti hanno smartphone 500-600 euro, 5-6 pollici, che non sanno cosa farci, cioè nel senso che ci fanno le peggio cose. Io li prendo in giro perché dico: guarda che questo giochino che fai, spara, dico, è una cosa che si può fare all'elementare, dico, stato infantile persistente, guarda che con questi trespoli ci puoi fare cose molto ma molto più interessanti. Per cui una cosa molto importante anche questo Google Apps for Education, il documento si può vedere su smartphone, su tablet e su PC, non c'ho più bisogno del programma di scrittura, eccetera. Quindi ecco, secondo me anche l'ambiente di apprendimento è importantissimo. Questo è quello che si vede sullo smartphone. C'è qualche forse l'ultima slide, diciamo. Ok, poi ho finito questa. Questa ci tenevo, ecco, e io le slide le ho già pubblicate, quindi Maponi, Blogspot. Vabbè, io lotto per abbandonare i metodi confortevoli del passato, perché cioè molti studenti per esempio mi sono occupato di ebook, no? Anche i libri digitali, ma sono gli insegnanti che non li vogliono. Perché? Perché per un insegnante capire questo altro trespolo, questo aggeggio è un problema, è complicato. Poi c'è, diciamo, no, la guerra tra ebook e libro, cioè è una guerra falsa. Io secondo me è l'utente che deve scegliere come leggere un testo, no? Se uno preferisce gli ebook, il tablet, lo legge sul tablet, l'altro che preferisce il quaderno, preferisce il libro, lo legge sul libro. È una cosa di questo tipo, per cui è l'utente che deve scegliere. Però quando ho fatto, la scuola deve essere multicanale come le banche, o gli editori devono essere multicanale, che vuol dire io utente devo poter scegliere, d'accordo? L'editore deve utilizzare tutti i formati. Grazie.